La civiltà dei Sumeri si sviluppò verso il 4000 avanti Cristo nella vasta pianura del sud della Mesopotamia, limitata a est dai monti Zagros e attraversata dai fiumi Tigri ed Eufrate, che sfociano nel Golfo Persico. L'antica parola greca Mesopotamia significa infatti in mezzo ai fiumi. Fu proprio in questa zona che un popolo nomade si stanziò e costruì villaggi e alcune grandi città, tra cui Nippur, Uruk, Ur e Lagash. La regione prese il nome di Sumer, che significa paese coltivato, e i suoi abitanti vennero chiamati Sumeri. Lungo le rive del Tigri e dell'Eufrate c'erano paludi e crescevano canneti, palmeti e boschi di pioppi. Qui i terreni erano fertili e venivano coltivati. Dove la vegetazione finiva, si estendeva il deserto. Sui monti a est c'erano foreste di pini e querce. Molti erano gli animali selvatici: leoni, sciacalli, pantere, elefanti, struzzi e rinoceronti. Nei fiumi e negli stagni vivevano anatre, pescigatto, carpe, granchi e tartarughe. Il clima era arido e caldo vicino al mare e in pianura, mentre sui monti faceva freddo e pioveva molto durante l'inverno. La civiltà dei Sumeri si sviluppò e durò fino al 2000 avanti Cristo circa, quando il popolo nomade dei Babilonesi conquistò alcune città sumere e si stanziò in quelle terre. I Sumeri vivevano in villaggi e in città lungo le rive dei fiumi. I contadini coltivavano la fertile pianura. Avevano costruito una fitta rete di canali e di pozzi per irrigare le terre aride, piccole e semplici dighe per regolare il flusso dell'acqua nei canali. Nei campi coltivati producevano cereali come frumento e orzo. Per mangiarli li trasformavano in farina e producevano focacce e farinate. Coltivavano anche ortaggi come cipolle e cetrioli, legumi come lenticchie, piselli e fave, piante del lino e della canapa per produrre fili da tessere in stoffe, molte piante da frutto come le palme da dattero, fichi, meli, melograni, mandorli, noci, peri e albicocchi. I Sumeri si dedicavano anche all'allevamento degli animali per il latte e la carne. Allevavano bovini, asini, pecore, capre e maiali. Per primi utilizzarono i buoi per tirare l'aratro. Usavano attrezzi da lavoro come falci, zappe e aratri, costruiti di solito in legno e in pietra, molto raramente in metallo. I Sumeri erano abili artigiani e le città erano ricche di botteghe dove si potevano trovare stoffe di lana, abiti, ceramiche e oggetti d'uso quotidiano. I Sumeri, inoltre, sapevano lavorare i metalli. Conoscevano il rame e lo stagno e impararono a fonderli insieme per ricavarne il bronzo, un metallo molto resistente. Con il bronzo realizzavano utensili agricoli, armi e altri oggetti. Gli artigiani intagliavano anche le pietre dure, come i lapislazzuli, per produrre raffinati gioielli e statuette. I Sumeri barattavano con altri popoli una parte dei propri prodotti agricoli e manufatti artigianali, in cambio di materie prime, rare in Mesopotamia, come i metalli e il legname. Gli scambi commerciali avvenivano con i popoli che abitavano le terre dove oggi si trovano il Libano, l'Egitto, l'India e l'Afghanistan. I Sumeri trasportavano le loro merci su piccole imbarcazioni a vela e navigavano lungo il corso dei fiumi raggiungendo il mare aperto. Per il trasporto terrestre usavano invece i carri che si muovevano su ruote. Secondo gli storici, furono proprio i Sumeri a inventare i primi veicoli a ruote. Fin dai tempi più antichi, i vasai usavano la ruota per modellare l'argilla. I Sumeri utilizzarono la ruota anche per far muovere i carri. La ruota sumera era piena e formata da due semicerchi di legno uniti tra loro da assicelle. Quattro ruote venivano poi fissate al carro. L'uso della ruota e del carro rivoluzionò il sistema dei trasporti e facilitò i contatti tra popoli diversi. Inoltre favorì il commercio, poiché sui carri era possibile caricare merci molto più pesanti di quelle trasportate in groppa agli animali. I Sumeri inventarono anche i mattoni d'argilla, con i quali costruivano le abitazioni. La tecnica di preparazione di questo materiale da costruzione era molto semplice. Impastavano l'argilla con acqua e paglia, versavano l'impasto in stampi e poi lo lasciavano seccare al sole.